identificativo della specie. Guardiamo anche qui il ciclo del parco. Bene. Vedete anche qui, a partire dai metà, quindi marzo-aprile dell'anno successivo alla nascita, bene, inizia la costruzione dei primi parchi. Quindi anche questo, il parco si ritrova soltanto nel maschio, la femmina non presenta parchi. Bene. Anche qui vedete i primi parchi, vi dice, come vedete qui nell'immagine, a destra, vedete, i primi parchi sono costituiti soltanto da stanghe piuttosto corte, non ramificate, anche sono delle punte, prive di rose e a forma di fuso, da cui poi prende il nome la categoria, che è quella dei fusoni. Ci siamo? Ovviamente questo parco verrà pulito a settembre e gettato, perché anche il parco del Daina ha un ciclo annuale, quindi cresce, va bene, poi si seisce e poi cade, quindi gettato vuol dire il momento in cui cade, a fine maggio-giugno dell'anno successivo, diciamo ora, nel momento di caduta dei parchi. Naturalmente, vedete, dal momento e nello stesso periodo in cui inizia la crescita del primo parco, molti fusoni, vi dice, dell'anno precedente non hanno ancora gettato i parchi, possono determinarsi problemi nel riconoscimento. Tuttavia, può essere d'aiuto ricordare che i più giovani si trovano di solito associati alle femmine adulte. I fusoni di quasi 2 anni hanno già lasciato il gruppo familiare associate ad altri maschi. Inoltre, nei pochi casi in cui le due categorie di fusione si trovino insieme, risulta evidente la differenza di dimensioni grazie alla comparazione diretta e i fusi, diciamo, dei maschietti più giovani sono in velluto e solitamente più corti. E qui vedete, si riconoscono molto bene, vedete questi fusoni che hanno soltanto le stanghe e queste punte, vedete? Non hanno nessuna ramificazione, li si riconoscono molto bene. La caduta dei parchi, vi dice, avviene a partire da metà, a meno aprile, in ambito mediterraneo da fine aprile, a tutto maggio e anche inizio giugno. Dipende naturalmente dell'età, dello stato di salute degli animali, gettano prima gli anziani e gli individui sani e delle condizioni naturalmente ambientali, altitudine e latitudine. Pochi giorni dopo la caduta, così come era per il capriolo, inizia la ricrescita dei parchi nuovi, che viene completata in poco meno di 4 mesi. Quindi appena caduto, pochissimi giorni, cade a maggio, cioè a fine maggio, già inizio di giugno, rinizia la formazione. Vedete, ad agosto, inizio settembre, avviene la pulitura del trofeo, anche in questo caso prima gli animali più anziani, ad a seguire i giovani. La fase, dice, del trofeo pulito permane fino a 5-6 mesi, oltre la fine dell'epoca degli amori, e cioè fino a aprile-maggio, quando il testosterone nel sangue diminuisce provocando il distacco del palco dal cranio attraverso una resezione del punto d'attacco. Restano gli steli, naturalmente, che potete sempre vedere, che a partire da alcuni giorni dopo cominciano a dare origine a parchi nuovi. Vedete qui nelle immagini là, vedete un palancone, quindi un maschio adulto, parchi, vedete comunque gli steli qui si vedono, vedete questi bozzoletti. Nel B, questo qui, inizio della ricrescita in un maschio giovane, vedete come, diciamo, si vede che dalla pelle sta uscendo qualcosa qui dove c'erano naturalmente quelli che erano gli steli che si vedevano. E poi invece il C, che è questo qui in alto, inizio della ricrescita di un maschio in velluto. Vedete come sono sempre più grandi queste sporgenze, e quindi si arriverà poi alla formazione del parco vero e proprio. Vedete questo, lo sviluppo del parco nel Daino, il fusone, che è il parco di prima testa, è costituito dai fusi, che vedete qui, prende una stanga, dice stanghe piuttosto corte e non ramificate, a cui il nome fusoni. Poi abbiamo i balestroni, che vedete sono questi due centrali, va bene? Dice nel parco di seconda testa possono comparire solo oculare, mediano, spine e vertice, oppure presentare già un accenno più o meno sviluppato della pala. La pala sarebbe questa parte che si allarga, vedete? E appunto viene definita pala, cioè in alcuni può essere veramente poco evidente, cioè esserci soltanto la stanga, in alcuni un pochino evidente, in alcuni molto evidente. Naturalmente dice da questa fase in poi, di anno in anno, i parchi, fino a che la pala non supera i 10 cm di larghezza, quindi deve essere qui 10 cm, i maschi vengono ancora classificati balestroni. Poi vi dice qui, vedete quest'ultima, si possono a volte osservare individui che, valutati solo in funzione della larghezza della pala, risulta in doppia classificazione, tipo questo, va bene?
Solamente allora vi dice, occorre ovviamente in tal caso valutare anche altre caratteristiche, la grossezza della stanga, il grado di apertura, le dimensioni e curvatura dell'oculare, che pur essendo caratteri influenzabili dalla variabilità individuale, possono, oltre ovviamente alla dimensione e struttura dell'animale, aiutarci alla determinazione della classe d'età. Quindi questa qui bisogna andare a valutare altre cose, perché così occhio potrei dire questo è un palancone, però non è detto, ma bisogna valutare anche altri aspetti. Ecco qui i palanconi veri e propri, ci siamo. Quindi qui avete ancora balestroni, fino a 10 cm, si farà, è tutto, non è tanto larga. Invece qui abbiamo i palanconi, quindi oltre 10 cm, e si possono notare anche i solchi lasciati dalle vene del velluto, vedete che si notano abbastanza bene. Di norma la stanga è molto robusta, oculare con la parte terminale rivolta verso l'alto, vedete. Apertura notevole. Punta posteriore ben sviluppata, vedete? È buona norma, vi dice valutare sempre anche la struttura corporea, la grossezza del collo, la vistosità del pomo da ramo e le dimensioni, per vedere se questo effettivamente è un palancone o no. Va bene, alcune dice possibili tipologie dei falchi classificati come balestroni. La, vedete, ha un buono sviluppo del palco e seconda testa a 3 anni, o scarso sviluppo di quello terza testa, quindi 4 anni. E B e C, buono sviluppo del palco di terza testa o scarso sviluppo di quello di quarta testa. Ci siamo. Da notare nel palco C la struttura già incurvata dell'oculare, come qui è dritta invece qui già curva, diciamo. Le maggiori dimensioni della stanga, della rosa, guardate come è più grande, ci siamo, che indicano come più probabile l'ipotesi di scarso sviluppo della quarta testa. Comunque, queste sono varie tipologie, vedete, qui vabbè, qui abbiamo alcuni palanconi, la e B abbiamo scarso sviluppo del palco di quinta testa e successive, o buono sviluppo di quelle quarta testa, invece C e D, buono sviluppo di quinta testa e successive, vedete, questo è un bellissimo palco. Vabbè, qui sempre lo sviluppo del palco, e da sinistra, dall'alto in basso, un fusone, va bene, questo, un balestrone, ci siamo. Pomellati, e poi sopra un palancone, ecco, il melanico, vedete, è molto più scuro, gli manca la parte bianca, se no qui si dovrebbe vedere bianco. Si nota comunque, se vedete qui, una leggera pomellatura, pur essendo questo un dino melanico, un pochino di particolarità. Il peso, quindi dati biometrici, più importanti, diciamo che noi valutiamo il peso, e qui vedete come il peso è molto più elevato rispetto, cioè il capriolo arriva a 30 kg, diciamo. Qui il maschio arriva a 60-110 kg, 3 volte tanto. Le femmine adulte 40-65. Vabbè, peso vuoto è sempre 65-70%, l'altezza del garrese 80-90 cm nei maschi, 70-80 nelle femmine, la lunghezza totale 120-160 nei maschi, 100-140 nelle femmine. Quindi è un animale di mole molto più grosso rispetto al capriolo, quindi insomma, lo conoscete anche dalla mole, cioè è 3 volte tanto. E dovete notare immediatamente subito un'altra cosa, che nel capriolo il dimorfismo sessuale era praticamente nullo, a parte il palco, ma per quello riguarda le dimensioni, se maschi e femmina c'erano 3-4 kg di differenza, quindi non si notavano nemmeno, no? Invece qui guardate la differenza, cioè il maschio più piccolino, cioè 60 kg, praticamente è come la femmina più grande, quindi qui c'è un accentuato dimorfismo sessuale, quindi lo riconoscete immediatamente anche dalle dimensioni, un maschio da una femmina. Vabbè, qui vi dice i primi 6 mesi di vita, va bene, incremento ponderale delle diverse classi di sesso, va bene. Vedete, alla nascita il maschio pesa 5,3 kg, la femmina 4,7, a 3 mesi vedete, il maschio è diciamo 22,1 kg, la femmina 17,3, a 6 mesi 31,8, 24,8. Vedete anche tutti gli altri dati, insomma, tanto vedi un mese, se volete dare un'occhiata, comunque si vede un maschio ovviamente cresce molto più in tutti i dati, che sia il peso, che sia la lunghezza, che sia l'altezza o così via. Vediamo ora le femmine. L'aumento di peso delle femmine di Dyna è rapidissimo e già a 6-7 mesi le piccole femmine raggiungono circa il 55% del peso delle adulte, mentre a 18 mesi la percentuale raggiunta dal peso sale a oltre l'80%. Nel corso del terzo anno di vita le femmine raggiungono il massimo sviluppo corporeo. Quindi hanno un incremento di peso veramente veloce.
Naturalmente l'incremento ponderale dei maschi di Daniel logicamente è meno rapido di quello delle femmine, non perché i maschi crescano più lentamente, il peso di una femmina adulta oscilla sui valori intorno al 55% del peso di un maschio adulto. Ne consegue che alla classe maschile occorre più tempo per raggiungere uno sviluppo corporeo che alla fine ci sarà molto superiore. Cioè, se entrambi crescano, il maschio cresce un pochino di più, va bene. Però quando la femmina arriva a 30 kg, praticamente è al 50% di suo peso corporeo da adulta o quasi. Va bene. Quando il maschio arriva a 30 kg, ha un quarto del suo peso corporeo. Quindi, naturalmente, lo sviluppo risulta più lento percentualmente perché deve arrivare a valori molto più elevati. Va bene. E lui dice: i maschi di classe 0, pur avendo un peso leggermente superiore alle femmine coetanee, come dicevo, raggiungono solo il 34% del peso registrato da adulti. I fusoni hanno un peso di poco superiore a alcuni chili a quello delle femmine adulte, ed è circa il 60% il massimo sviluppo ponderale. I balestroni fanno registrare in media un peso che è circa l'80% di quello dei falanconi. Il massimo incremento ponderale dei maschi di Dino, in funzione di un accrescimento pressoché continuo, è difficilmente collocabile con precisione. Si può comunque ragionevolmente ritenere che difficilmente sarà raggiunto prima dei 6-7 anni. Serve tanto tempo per raggiungere il peso. Qui, vabbè, avete il tasso di fertilità, quella proporzione naturale dei sessi, ci siamo, l'età delle primipare, e il tasso di natalità 1,1 nati per femmina adulta. Quindi qui diciamo, i parti gemellari sono più rari, a me, rispetto al capriolo invece era quasi la norma, il parto gemellare qui è molto più raro. L'età massima raggiungibile per le femmine 17 anni, i maschi 15, a me, età delle primipare tra 2 e 3 anni, ci siamo, e così via. Qui vabbè, lasciamo stare tutto questo incremento utile annuo. Qui la struttura qui è come stratificata. La popolazione, vedete, e qui avete età in anni, vedete, quindi 0, cioè i piccoli, vedete, sia di maschi che di femmine, 13,2-13,2%, ci siamo. Poi vedete, le femmine sottili sono il 7,5, i fusoni anche qui sono il 7,5. Poi vedete, abbiamo una grande categoria delle femmine, che va praticamente da 3-4 anni fino a 9, che sono l'adulto e sono il 27,2%, invece nei maschi è più stratificata perché abbiamo balestroni, 6,7%, palanconi 21,6%, poi vecchi. Maschi vecchi ne arriva molti meno rispetto alle femmine vecchie, circa la metà. È così. Vabbè, come si fa a riconoscere i sessi nel Daino? Tutto l'anno, vi dice, nel maschio le forme e strutture della testa e del torace sono più massicce, va bene, e meno esili, l'animale con un collo più grosso. Vedete molto bene il pomo d'Adamo. Poi tutto l'anno, meno il periodo di fine aprile-maggio, il maschio possiede il trofeo, quindi ha il palco, che sia in crescita, sia in velluto, che sia pulito, e quindi, insomma, questo da lontano lo vedete benissimo. Tutto l'anno, ma soprattutto vicino al periodo degli amori, nei maschi è sempre ben visibile, anche a distanza, il pennello. Tutto l'anno, ma soprattutto in autunno, nei maschi, da balestrone in poi, le dimensioni e la forma del collo sono notevolmente più massicce che nelle femmine, e anche il pomo d'Adamo è notevolmente più grande ed evidente. Naturalmente sono caratteristiche esaltate nel periodo riproduttivo. Poi abbiamo la fase di raggruppamento invernale. Normalmente i gruppi invernali sono unisessuali, composti cioè o solo da maschi o solo da femmine. Accade comunque, dice, di frequente nei gruppi femminili ci siano anche alcuni maschi giovani che ancora non si sono allontanati. Qui vedete i fusoni, va bene, con quella che è la figura complessiva, un profilo snello, va bene, a grandi linee scrive. Invece nel quello che è invece un balestrone, il profilo, va bene, è ancora snello, ma ha tendente ad assumere caratteristiche simili a quelle degli adulti e una forma più rettangolare. Nei palanconi il profilo è massiccio, iscrivibile in un rettangolo per l'abbassamento della linea ventrale del collo. Il trofeo, come si diceva, nei fusoni è fatto esclusivamente da due sole stanghe. Nei balestroni con punte in palle già definite ma ancora scarsamente sviluppate, apertura scarsa e stanghe ancora piuttosto esili.
Beh, il trofeo nei palanconi, cioè sono le strutture dimensioni tipicamente da adulto, va bene, e a tutte le punte presenti si è detto la pala deve essere più larga di 10 centimetri. Diciamo. Le mute e i fusoni sono più precoci rispetto agli adulti, i balestroni la norma li prevede in funzione anche del clima e delle caratteristiche ambientali, e i palanconi la norma dei periodi ma leggermente più tardivi dei subadulti. In generale, i fusoni sono agitati, curiosi e ancora relativamente giocherelloni. I balestroni relativamente più tranquilli dei giovani, ma ancora, diciamo, insicuri e sospettosi. I palanconi sono tranquilli e sicuri di sé, a volte scontrosi, soprattutto nei maschi più giovani. Va bene. Nella fase dell'accoppamento, vabbè, questi sono sempre giocosi, costituiscono dei piccoli raggruppamenti invece i balestroni, dei coetanei, va bene. E invece i palanconi sono il vero e proprio nucleo del gruppo, tranquilli e utilitaristi. Quasi tutto il tempo occupato ad alimentarsi. Qui vedete i piccoli, amen. E qui la discriminazione dei piccoli nei primi 3-4 metri di vita è notevolmente semplificata dalle ridotte dimensioni della costante vicinanza della madre. Mentre la presenza nel mantello è la tipica pommellatura, bianche brancate disposte irregolarmente, invece il capriolo ce l'aveva regolari, su dorso e fianchi, è condivisa con gli adulti pomellati, quindi se avete un affare così, dice, ma è piccolino, eccetera. Innanzitutto riconoscete le bande, vedete le bande di colore, quindi c'è proprio delle linee in cui cambia colore. E poi vedete tutti questi palettatura, è tutta mischiata e messa a caso, invece nel capriolo erano delle linee molto ben precise. Dice, a fine estate, vi dice, ed ancor più una volta effettuata la muta invernale, le dimensioni perdono importanza nella determinazione della classe di età, in quanto tendono a diventare rapidamente simile a quelle degli adulti e quindi distinguibili con difficoltà. Ci si deve basare quindi sul comportamento, più curioso e giocoso di quelli degli adulti, e sulla struttura fisica, zampe relativamente lunghe ed esili rispetto al corpo, muso corto e spiccatamente triangolare. Maschi giovani, che sono i fusoni, hanno una struttura corporea più esile di quella dei maschi di classe superiore e il comportamento è sicuramente più curioso di tutti. Norme parti sono costituite da un'unica punta, eccezionalmente sono ramificati. La stazza e la struttura corporea assomigliano notevolmente a quella di una femmina adulta, si differenziano da queste soprattutto per le maggiori dimensioni del collo e per la presenza del pennello, quindi vedete molto bene qui il pennello. Poi abbiamo i balestroni, il passaggio dalla classe giovanile fusione a quella adulta è piuttosto graduale, sia per quanto riguarda la struttura corporea che dei palchi. Nella maggior parte dei casi, già la seconda testa, quindi i balestroni, il trofeo si presenta piuttosto complesso, ha più punte, ed in diversi casi già con un accenno del tipico appiattimento, cioè già presenta un pochino la pala. In ogni caso, nei palchi di seconda testa è successivamente sempre presente, ed è quindi rilevante sotto l'aspetto discriminativo, l'oculare, che è questa punta qui, quella che viene in avanti, vabbè, verso l'occhio. Va bene, altri elementi di valutazione sono la struttura corporea del collo, sempre più massicci e tendente a somigliare alla struttura dei palanconi, la larghezza della pala e il grado di apertura del trofeo, più ampia sempre col passare degli anni. Poi i palanconi, che sono i maschi adulti, sono caratterizzati da una struttura fisica tipica e peculiare, il collo si presenta molto grosso in relazione al corpo e con un vistosissimo pomo d'Adamo, che è un carattere sessuale importante per la specie in quanto responsabile dell'abbassamento della frequenza del bramito. Il corpo è massiccio e il trofeo presenta delle pale ben definite di larghezza superiore a 10 cm ed un grado di apertura a distanza tra le stanghe elevato. Dice, nel caso piuttosto frequente di rottura di palchi, non è comunque difficile individuare i palanconi proprio in funzione della struttura corporea e delle caratteristiche del trofeo individuali, come nel caso del palancone melanico sulla sinistra. Nella lunghezza degli oculari, va bene, cioè del collo, elevato grado di apertura ai fronconi, resi dei palchi, lo vedete, sono rotti i palchi, dice, ma questo è che è? Allora, guardate, guardate il collo massiccio, guardate che torace, guardate che... Quindi sicuramente questo, pur avendo il palco rotto, va bene, è un adulto, un palancone, quindi, come si è detto, non vi fermate alla valutazione del palco, guardate l'animale nel suo complesso. Le femmine, va bene, che vi dice la distinzione delle femmine sottili dalle adulte, anche per quanto riguarda il daino, è un'operazione non semplice, che necessita per lo più una buona dose di esperienza. Già dopo il primo parto, mediamente il terzo anno di vita, infatti, distingue le femmine giovani da quelle più anziane
viene sempre sardua, in quanto le modificazioni fisiche conseguenti al parto tendono ad uniformare l'aspetto delle femmine riproduttrici. Si evidenziano differenze rilevabili con certa facilità solo in prossimità della vecchiaia. Vabbè, qui dice, per le femmine sottili vale comunque a grandi linee quanto detto per i maschi giovani, che hanno una struttura corporea più esile di quella degli adulti, arti che sembrano più lunghi in virtù di un corpo più esile, comportamento solitamente meno diffidente, più giocoso di quello delle femmine adulte, muta del mantello anticipata rispetto agli individui adulti. Qui va bene, le orme e le tracce, che voi quindi dovete saper riconoscere. Quindi avete parte terminale del piede anteriore destro di un maschio adulto di daino. Vedete, qui vi dà tutte le distanze. Qui invece la parte del piede posteriore e sinistro. Quindi avete l'anteriore e il posteriore, ci siamo. E qui avete tutti i dati tra le distanze, tra le linee reali che congiunge l'estremità degli speroni e quella che individua l'inizio dei fettoni negli zoccoli, anteriore e posteriore. Come vedete, nel capriolo c'è una forte differenza, qui invece le distanze sono molto simili. Ci siamo? Nel daino, vedete, i fettoni sono molto voluminosi ed occupano circa metà dello zoccolo. Gli speroni sono piuttosto distanti dalle suole, sia negli arti anteriori che nei posteriori, però con differenza minima tra l'arto anteriore e quello posteriore. E qui vedete proprio la classica impronta, vedete l'impronta dei fettoni. Ma non vedete gli speroni posteriori, comunque c'è una certa distanza. Vedete, vi dice, in funzione delle caratteristiche anatomiche tipiche degli zoccoli del daino, fettoni molto voluminosi e speroni distanti, l'impronta dello zoccolo del daino è facilmente distinguibile da quella degli altri ungulati. Infatti risulta quasi sempre visibile il segno lasciato dai fettoni ed è contemporaneamente molto difficile, tranne quando ci sia proprio una forte pendenza, un terreno molto fangoso dove l'animale sprofonda, che gli Qui abbiamo le fatte, bene, assomigliano abbastanza, a dimensione a parte, a quelle del cervo, sono lunghe da 10 a 15 mm e larghe da 8-12, va bene, di colore più o meno scuro, a seconda di quello che mangia, vengono di solito espulse in forma ancora aggregata, va bene, questo fa sì che si presentino leggere schiacciature sia sui fianchi che sul fondo, e si separano quando toccano il suolo. Le fatte nelle femmine sono più piccole e di forma più arrotondata. Quindi potete riconoscere anche se c'è stato un maschio o una femmina. Poi altri segni di presenza, della spata e fregoni, vedete? Immediatamente prima e durante il periodo riproduttivo, i maschi di daino lasciano molti segni della loro presenza ed attività. Caratteristiche sono le piazzole di gramito, rotondeggianti, e provocate da frenetiche e numerose raspate, vedete qui, va bene? Tanto nelle piazzole restano spesso visibili i segni lasciati dagli zoccoli. Poi vabbè, qui vedete i fregoni, va bene? Quindi nei pressi delle arene, che sarebbero queste zone di riproduzione, un po' ovunque nei territori interessati all'attività riproduttiva, si possono osservare numerosi e frequenti fregoni, marcamenti visivi e olfattivi, ottenuti, va bene, da maschi mediante energici sfregamenti dei palchi e del capo contro piccole piante e cespugli. I fregoni svolgono anche a volte funzione di marcamento acustico a causa del forte rumore provocato alle pale, che colpiscono violentemente le linee. Questi sono dei danni che ci fanno i fregoni, gravissimi. Pensate a un bosco, una rinnovazione, come si è vista, un animale che fa un fregone del genere, cioè quello è destinato a morire e quindi a non rigenerarsi. Habitat e alimentazione, va bene. Dice, il daino ha mostrato grandi capacità di adattamento, anche se l'habitat preferito è rappresentato da zone boscose discontinue, nelle aree temperate, in pianura e collina e nelle aree mediterranee. In media montagna, elementi ambientali da considerare fortemente negativi sono versanti in forte pendenza e rocce esposte, nonché l'innevamento abbondante e prolungato. Questo per tutti gli ungulati, perché cammina molto male e si alimenta male dove c'è un manto nevoso tutto l'anno, diciamo. Queste preferenze ambientali, l'altitudine invece dal livello del mare alla media montagna, con predilezione per le zone sotto i 1200 metri e con scarsa pendenza, esposizione fondamentale per i quartieri invernali a presenza di versante a sud e sud-ovest, in funzione della permanenza del manto nevoso, il disturbo, sensibilità alla presenza di cani vaganti, l'attività di cinecetiche, ovvero attività umane, componenti fisionomiche, composizione del bosco, boschi mischi latifoglie, possibilmente ad alto fusto ed alternati con radure e prati e pascoli.
Sottobosco non è indispensabile, così come la presenza costante di acqua. Vabbè, qui vi dice selezione ambienti aperti, ma lasciamo stare questi qui. Tanto. Le strategie alimentari, va bene. Anche il Dane è un ruminante, pascolatore, va bene, di tipo intermedio, tendente al pascolatore puro, invece il capriolo era più brucatore, ricordate? Dimensione del rumine in proporzione al corpo grande. Attività delle ghiandole salivari bassa, ritmi giornalieri di attività alimentare, due periodi principali alba e tramonto e pochi altri brevi di scarsa importanza. Ritmi di frequenza addominale bassa, vabbè, fabbisogno calorico giornaliero di 2170 kcal. Quindi il capriolo invece ogni 6 ore si alimenta, invece il daino diciamo o la mattina molto presto o la sera molto tardi, quindi è lì che lo potete avvistare, altrimenti è molto difficile e anche un po' più, molto più diffidente. Vabbè, dal punto di vista alimentare, il Dane è caratterizzato da una notevole adattabilità, essendo in grado di utilizzare una grande varietà di vegetali a seconda della loro disponibilità locale e stagionale. È un pascolatore intermedio, va bene, quindi alterna la brucatura al pascolo, tendente però a preferire il pascolo. E infatti, consuma più cespugli ogni stagione. Vedete, il tipo di alimento, l'erba, esempio la festuca, varie specie. In inverno ne consuma il 37%, in estate il 72% la sua alimentazione. Piante erbacee, altre, quindi 25% in inverno, 15% in estate. Cespugli 9,4%, quindi sempre una percentuale bassa. Latifoglie 4,14%, conifere 11,1% in estate niente. Frutta in inverno invece 16%, in estate non la consuma. Vedete, il Dano vi dice è generalmente poco sensibile alle fonti di disturbo. Fatta eccezione per la presenza di cani vaganti e per l'uso improprio di cani da sega durante la caccia ad altre specie, tipo il lepre cinghiale. Le attività umane, collegate alla tradizionale attività agropastorale o escursionistiche, sono ben tollerate e in alcuni casi addirittura ignorate. Quindi vedete come qui un fusone melanico che pascola tranquillamente insieme a dei bovini, va bene, quindi non ha nessun disturbo dalla presenza di questi animali domestici allevati. La competizione con ungulati selvatici lo vede prevalere nei confronti del capriolo, naturalmente che quindi il capriolo risulta molto danneggiato dalla presenza del daino, ci siamo, soprattutto in condizioni di densità medio-alte, mentre potrebbe subire la competizione del cervo e del muflone in presenza di elevate densità. Generalmente lui, diciamo, è prevalente sul capriolo, cervo e muflone prevalgono su di lui. Sembra invece vi si tollerare molto bene la presenza di bestiame domestico, come si è visto all'immagine precedente, ovviamente non troppo diffusa o con eccessiva densità e possibilmente non in bosco. Vabbè, per quanto riguarda i predatori, il lupo è certamente il predatore più limitante, vabbè, per il Dane, infatti in grado di predare praticamente tutte le classi sociali, anche se predilige naturalmente le femmine, i giovani, animali più deboli, anziane e così via, come tutti i predatori. Vabbè. Altri predatori occasionali e non potenzialmente pericolosi e limitanti per la popolazione sono il cinghiale, però solo occasionalmente, e soprattutto la volpe, che invece ricerca attivamente i piccoli nei periodi attivamente, diciamo, li ricerca attivamente nel periodo subito dopo il parto. Vedete qui l'attività giornaliera, dice la vita del Dane è caratterizzata da ritmi e fasi che si ripetono con regolarità giornaliera e stagionale. Quanto tipologia principale, il pascolo, il riposo ruminando, il riposo senza ruminazione, che quindi comprende anche il sonno e il movimento. Nella tabella sono riportate le percentuali per ogni attività. Quindi pascolo 27-50% giornaliero, accovo ruminando 7-21%, accovo senza ruminare 5-31%, in piede e movimenti 14-40%, altra attività 2-20%. Vedete qui avete le femmine, il comportamento, mese di ottobre abbiamo la fase degli amori e quindi le femmine raggiungono i maschi nelle arene, le visitano e si trattengono in quelle occupate più le aggrada, accoppiandosi con lui. Da fine ottobre a metà marzo fase di aggruppamento, quindi formazione del gruppo invernale, costituito circa il 55% da femmine, il 36% da piccole e il 9% da giovani maschi. Da metà aprile a metà maggio fase di scioglimento dei gruppi invernali. È una fase di transizione che vede il progressivo disgregarsi dei gruppi invernali. Da metà maggio a metà giugno fase dei parti,
quindi le femmine si usano e partoriscono, da maggio a giugno a fine settembre, diciamo la fase parentale, quindi fase di cura parentale, progressiva riaggregazione delle femmine con presenza solo occasionale, circa il 3% di alcuni maschi giovani. Andiamo invece ai maschi, normalmente il mese d'ottobre, anche loro hanno la fase degli amori. I maschi all'interno del loro territorio, alene o lek, che sarebbero queste aree dove stanno e dove poi si accoppiano, esibiscono, vi dice, immarcamenti, combattimenti e bramesi, cercando di attirare le femmine per poi corteggiarle ed accoppiarsi. Da novembre a inizio dicembre, fase indifferente, assenza di fenomeni aggregativi e di manifestazioni aggressive, momento di tranquillità e di riposo finalizzata all'alimentazione e al recupero della forma fisica migliore. Da dicembre a fine aprile, fase dei grandi raggruppamenti, periodo di massima aggregazione sociale, formazione dei tipici gruppi unisessuali, composti da maschi di tutte le classi d'età, ad eccezione della classe 0, che sono i piccoli. Da fine aprile a settembre, fase dei piccoli raggruppamenti, quindi periodo progressivo di aggregazione dei grandi gruppi unisessuali, conseguente alla caduta dei parchi, e formazione dei piccoli gruppi di soli maschi coetanei. Elevata aggressività dei maschi on parchi nei confronti degli agitati. Praticamente cosa succede? I maschi più adulti, quindi palanconi, gettano prima il palco, quindi rimangono sempre, quindi balestrone e fusone che gettano dopo hanno ancora il palco, quindi diventano aggressivi e picchiano questi adulti. Allora cosa succede? Per evitare queste aggressioni si formano gruppi di maschi coetanei, in modo che tutti gli stanno insieme o hanno il palco o sono senza, in modo che nessuno ne prende quanto un ciuco. Vedete, qui va bene, fa vedere la fase dei grandi raggruppamenti. Qui sono tutti insieme, vedete fusoni, balestroni, palanconi, va bene, tutti tranne i cuccioli, va bene. E poi invece fase dei piccoli raggruppamenti, vedete, naturalmente la tranquillità del gruppo viene minata da un evento che sconvolge le gerarchie e i rapporti sociali, la caduta dei parchi. Dal momento che gettano prima gli animali più anziani, soprattutto i balestroni diventano aggressivi nei confronti di chi è privo delle armi di difesa, aggredendoli continuamente e costringendoli ad allontanarsi. Si assiste ossia alla formazione di gruppi relativamente piccoli, costituiti da maschi coetanei, che quindi gettano i parchi nello stesso momento. Beh, strategia vi dice calore e accoppiamento. La strategia riproduttiva del daino, che comunque è di tipo poligamico, è molto variabile e può andare dal sistema territoriale a territori singoli, a territori multipli, da reno e lek, a quella d'harem. La tipologia più opportuna viene adottata soprattutto in funzione della densità specifica e della struttura e composizione dell'habitat. Il periodo produttivo, per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna, si colloca nel mese di ottobre, quindi anche in Toscana, con la fase culminante nella prima, seconda o più raramente terza decade, in funzione dell'altitudine e del clima. La copula vera e propria anche qui è brevissima, un unico e rapido salto, va bene? E viene ripetuta più volte, sempre preceduta da numerosi tentativi, che serve probabilmente a rendere il maschio pronto a fecondare la femmina con un unico salto conclusivo. Questo comportamento è probabilmente un seguente che occorre per l'azione e attacchi di altri maschi nel dedicato momento della copulazione. Il periodo di calore di una femmina dura pochi giorni, ma nel caso non si verifica gravidanza, può essere ripetuto dopo circa 20 giorni. Quindi, a differenza del capriolo, la femmina, se non è stata, diciamo, fecondata al primo calore, può ripetere un calore. Invece il capriolo aveva un solo calore. La gestazione dura circa 230 giorni ed il piccolo nasce e si verifica inizio giugno, cioè ora. Vabbè, qui dice, nel periodo immediatamente precedente quello riproduttivo, cioè a fine settembre, e nei luoghi dove viene attuata la strategia territori multipli, i maschi effettuano una vera e propria fase gerarchica, nella quale si verificano molte interazioni aggressive, parate, combattimenti, bramite e marcamenti in assenso quasi di femmine, quindi lottano per il territorio. Normalmente durante questa fase gerarchica i maschi costituiscono le sorte di gruppi di maschi riproduttori all'interno dei quali viene stabilita una precisa gerarchia di accesso alla riproduzione. Contemporaneamente il fragore provocato dai combattimenti, dai marcamenti e l'emissione dei bramiti contribuiscono ad attirare un gran numero di femmine nelle zone. Ovviamente le femmine giungono nei quartieri riproduttivi anche a seguito di una molteplicità di altri fattori e principalmente in conseguenza dell'entrata in estro e delle pressoché costanti localizzazioni spaziale dei siti riproduttivi nel corso degli anni. Questo, vabbè, il sistema harem, quello che prevede la formazione di un harem, è uno dei meno utilizzati dal daino, va bene, ed è il comportamento della tradizione simile a quello messo in atto dal cervo.
Quindi maschio adulto palancone, fin dalla fine di settembre inizia a manifestare comportamenti aggressivi nei confronti degli altri maschi e contemporaneamente a ricercare attivamente dei gruppetti di femmine. L'harem di dimensioni variabili da popolazione a popolazione sarà poi difeso e tenuto raggruppato dal maschio che ne ha preso possesso, fino a che le femmine lo compongono non saranno andate in estro e quindi coperte. Però questo è molto raro, lo fa il cervo, non il daino. Ci siamo? Invece il sistema a territori singoli invece è piuttosto simile alla strategia adottata dal capriolo ed è medio-basse. I maschi adulti in questo caso, va bene, prendono possesso di territori non molto vasti, situati prevalentemente in bosco e caratterizzati da una buona disponibilità di cibo e in grado pertanto di attirare un discreto numero di femmine. La qualità ed estensione del territorio è ovviamente proporzionale al rango sociale del maschio. Vabbè, qui il sistema contiguo lasciamolo stare. Vabbè, i censimenti, va bene, il censimento si fa, lo dico velocemente, o da punti fissi di osservazione, tanto l'abbiamo già visto nella parte generale, il cialbranito, oppure l'indice di Lincoln, ma insomma lasciamolo stare, che è piuttosto completo. Le densità biotiche e il danno delle tipologie ambientali espresse del territorio italiano non sono note, anche se si può affermare che potenzialmente si raggiungono valori più elevati nei settori mediterranei rispetto a quelli più propriamente appenninici. La densità agroforestali, o comunque quelle reali raggiunte da alcune popolazioni italiane, sono di 8-12 capi su 100 ettari, in zona appenninica è di 12-18 capi su 100 ettari, diciamo nelle altre zone, in zone mediterranee. In particolare situazioni, tipo San Rossore, dove siamo stati l'anno scorso, le densità sono molto elevate, cioè lì c'è 3.000 animali in uno spazio molto ristretto. I danni, va bene, anche qui possono essere di tipo alimentare o di tipo comportamentale, come si sono visti per il capriolo, quindi di tipo alimentare la brucatura, distruzione dei germogli, parzialmente dannosa distruzione dei germogli apicale, brucatura massiccia delle foglie, il pascolo, raramente lo scortecciamento a scopo alimentare, invece il tipo comportamentale allo scortecciamento, come si era visto nelle immagini prima, forte danneggiamento alle giovani piante e agli arbusti, soprattutto in estate, per pulirsi il trofeo in autunno, per il marcamento territoriale visivo e acustico. E quindi, vabbè, qui vi rispiega tutto come funziona, avete potuto leggere anche da soli. La loro prevenzione, va bene, la forma di prevenzione più efficace per evitare danni da bloccatura e scortecciamento è sicuramente rappresentata dalle reti di protezione posizionata intorno alle giovani piante, mentre per impedire il danneggiamento da pascolo, va bene, sono funzionali e efficaci le recinzioni elettrificate. Va bene? Naturalmente lo scortecciamento non va oltre 140 cm dal suolo, per riconoscerlo da quello del cervo. Vabbè, gli interventi di miglioramento ambientale. In Italia il daino presenta problemi di gestione, ma non di conservazione. Pertanto la politica dice di reintroduzione generalizzata di questa specie, come è stata condotta nel secondo dopoguerra, dovrebbe cessare e tale operazione dovrebbero essere limitata a casi particolari, utilizzando moderne procedure di valutazione ambientale e di fattibilità. Bene. Il carattere alloctono, ricordatevi, il daino è una specie alloctona, non autoctona nelle nostre zone, del daino la possibile competizione con cervi di autoctoni, suggeriscono di evitare ogni tipo di intervento ambientale, teso a favorire la distribuzione di questa specie, non è una specie nostra, quindi meglio non si diffonda più di tanto. Bene. Vabbè, le catture lasciamole stare, qui c'è uno schema di piano d'abbattimento, vi interessa poco. Poi, come sempre, se volete valutare effettivamente l'animale, dovete ricorrere a quella che è l'analisi dei denti. E poi ricordatevi che nel Dane è molto presente questo diastema, lo fa vedere questa parte qui che la vedete, cioè spazio privo di denti situato tra premolari e canino della mandibola. Quindi, se conoscete un teschio, lo riconoscete da questa situazione. E qui avete tutti i periodi di eruzione in cui vengono cambiati naturalmente i denti. Amen. Che vedete, si valuta sia l'eruzione dei denti sia l'uso. Guardate, più è nero il dente, più vuol dire che è consumato. Sono tutti indici di valutazione. Tema questi a voi vi interessa. Se poi volete fare di parchi, farete dei corsi, diciamo, appositi per questa funzione. Allora, abbiamo finito anche il